Salve a tutti, benvenuti, bentornati. Come sempre invito a iscrivervi, lasciare un like, condividere e commentare. Si parla di Netflix, ma non è né per una recensione, né per quanto riguarda un film, né per una serie TV, né per quanto riguarda i piani da fare, ma bensì quello che è accaduto nella notte tra l'11 di dicembre e il 12 di dicembre, tra mezzanotte e mezza e le 2:30 di notte. In tutto quanto il mondo, Netflix è andato in crash, in down, o meglio, è andato in down per la fruizione mediante televisione, quindi tutte quelle applicazioni che sono negli ecosistemi delle smart TV, ma anche in tutti quei device collegati ai TV, quindi set box, decoder, oppure le smart stick, come può essere il Google TV col Chromecast, oppure la chiavetta di Xiaomi, oppure la Fire Stick o altre simili. Netflix non era disponibile. Io avevo appena finito una puntata di un episodio di una serie TV, non riuscivo ad andare oltre. Mi diceva che c'era un problema per quanto riguardava la connessione internet. Io ho pensato, ecco, là sono passato da Fast e da Vodafone, ho parlato così bene della fibra ottica di Vodafone e adesso c'è un problema. Invece no, perché navigavo molto bene, ho fatto dei test e la schermata di Netflix non permetteva di andare avanti, faceva continuamente test della velocità, che diceva che andava bene, però poi dopo ritornava al punto di partenza dicendo che c'era un problema, che la velocità, la connessione era di scarsa qualità. Netflix non ha diramato nessun comunicato, fatto sta che comunque è stato un problema che ha coinvolto tutti gli utenti Netflix nel mondo, da continente americano fino all'Asia, passando per l'Europa. Subito si sono scatenate le ironie, ovvero sui social network, soprattutto X, l'ex Twitter, c'è stata vagonate di persone che si sono riversate su Twitter, l'ex Twitter, per cercare informazioni con l'hashtag Netflix Town e vi giuro che potete vedere l'impossibile. Tra l'altro, non si capisce per quale motivo è stato creato un meme con un'immagine che è stata anche particolarmente drammatica. Non so se ricordate, qualche anno fa c'era stato un incidente nella stazione metropolitana della linea A a Roma, dove c'era in concomitanza una partita delle coppe europee e le scale mobili hanno ceduto e tutti quelli che erano sulle scale mobili sono, diciamo, precipitate verso poi la fine della corsa delle scale mobili. Beh, è diventato un meme, in pratica tutte le persone che si affrettano su X, sull'ex Twitter, per cercare informazioni sul down di Netflix. Come dicevo, non sono mancate le ironie, i meme della situazione, però 2 ore di blocco dove era possibile fruire di Netflix solamente da un device come un tablet o come uno smartphone. Da quel tipo di device non c'è stato problema. Per chi pensasse, vabbè, potevi fare il Chromecast, col Chromecast il mirroring dello schermo o dell'applicazione, il casting tramite il Chromecast, bene, non era possibile neanche questo. Quindi una situazione particolarmente strana, ed è strano come Netflix non abbia preso una posizione. Fatemi sapere come avete affrontato il down di Netflix, anche se in Italia, in Europa, siamo stati particolarmente fortunati. Da mezzanotte a circa alle 2:30, e al momento in cui ho fatto le ricerche sul down detector che alle spalle a Ookla, che conosciamo molto bene per l'applicazione più popolare per gli speed test, dava circa 2.500 segnalazioni di piccole
intorno a mezzanotte e mezza, mezzanotte e 40. Come avete affrontato il down di Netflix? Io vi ringrazio per questo video, vi invito nuovamente a lasciare un like, condividere e commentare, di seguirmi anche sull'altro social, TikTok, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!